L'Osservatorio astronomico di Montedoro si prepara ad accogliere numerosi visitatori venerdì 3 febbraio a partire dalle ore 19. La struttura infatti accoglierà gli appassionati di astri, ma anche tutti quei cittadini incuriositi dalla possibilità di conoscere meglio e osservare la cometa soprannominata di Neanderthal, che proprio in questi primi giorni di febbraio raggiunge il punto più vicino alla Terra. L'ultima volta che questo avvenne fu circa 50.000 anni fa, quando sulla Terra viveva proprio l'uomo di Neanderthal, da cui la cometa prende il nome. In realtà il vero nome della cometa è C2022E3ZTF. Questa cifra, questo codice, si riferisce alla data in cui la cometa è stata scoperta, all'ente che ha scoperto, la cometa e alla durata della vita della cometa. Di tutto questo sicuramente parleremo meglio giorno 3 febbraio all'interno del planetario. Infatti la nostra associazione, l'associazione Stargeo, gestisce anche il planetario, una grossa cupola in cui all'interno è possibile andare a fare dei viaggi sia nel tempo che nello spazio e dunque rappresenta il nostro centro di studio astronomico. Dopo essere usciti dal planetario ci dirigeremo qui all'osservatorio, per andare a osservare la cometa, ma soprattutto per osservare la bellezza della sua scia, della sua coda. Infatti la cometa, in particolare i materiali che compongono la cometa, non appena si avvicinano al Sole, quindi al calore che produce il Sole, si sublimano, cioè passano immediatamente dallo stato solido allo stato gassoso, producendo appunto quella che è la scia della cometa.